Questo percorso mi ha salvato la vita. Sono libera di essere me stessa e questa è una libertà pazzesca. Mi sento bene, sono felice. I risultati sono tantissimi e adesso mi sento nel pieno della mia vita straordinaria. La prima cosa che ho messo a posto è stato il mio rapporto con l'abbondanza. Il modo per ottenerlo era un modo complicato che mi chiedeva di sacrificare tutto, quindi era un criceto dentro la sua ruota e da questa ruota io non riuscivo ad uscire. Riuscivo a sostenere economicamente la mia famiglia, ma lavoravo 20 ore al giorno, sabato e domenica compresi. Era tutto molto annodato, molto incastrato, molto incasinato. Faccio l'architetto. Un lavoro che non mi piaceva più era quello delle perizie. Io avevo cominciato a contare le telefonate, ricevevo 70 telefonate al giorno e a me sembrava di non avere una vita. Ero proprio andata in tilt. Molto velocemente sono riuscita a sbloccare tutto questo, quindi io ormai è da un anno che non faccio più perizie per le banche, sto facendo solo il lavoro che mi piace di architettura e sto guadagnando gli stessi soldi, anzi di più. Sono arrivate risorse stranissime, per cui sono anche iscritta a dei tuoi corsi senza avere i soldi e l'universo li ha fatti apparire proprio con una bacchetta magica. E sbloccato tutto quello che riguardava la mia questione economica, ho cominciato a prendere in mano la mia vita, le mie passioni, le cose che volevo fare e avendo più tempo per me, ho cominciato a scrivere un libro e ho cominciato a capire che l'architetto che volevo fare io era un architetto che faceva del bene alle persone. Solo quando ho deciso di capire quale fosse veramente la mia missione di vita, ho capito che tipo di architetto devo essere, cosa devo fare, i libri che sono da scrivere, sono riuscita a capire che attraverso i miei progetti e riportare in armonia le case delle persone, io riesco ad aiutare le persone. Quindi nel giro di un anno io ho messo a posto le mie finanze, ho cambiato casa, ho rivoluzionato la mia vita e ho capito qual è la mia missione di vita. Cioè nel giro di un anno io sono un'altra persona, so chi sono, so dove sto andando e so cosa voglio. Quello che posso dire ancora è che io ho cominciato a occuparmi della mia vita 30 anni fa, nel 1990, e io l'anno scorso, dopo 30 anni, ho capito chi sono, dove devo andare e cosa devo fare. E questo è successo con Patrizia. Tra l'altro, vi dico ancora una cosa, un segreto. Che io Patrizia l'ho conosciuta prima della Divine Connection perché lei abitava qua vicino, no? Abitava a Torino. Io avevo visto una sua intervista a una radio e l'avevo contattata. E già allora, vi parlo del 2015, Patrizia mi aveva detto: tu cambierai lavoro. Però le guide non mi volevano dire che cosa, anche perché tu cambierai lavoro. Io avevo già preso due lauree, stavo già facendo il secondo lavoro, mi ero già smazzata una vita di un certo livello, perché in tutte le scelte meravigliose che io ho scelto in questa vita, ho anche scelto di perdere un marito in un incidente stradale 20 anni fa, ed è stato molto pesante. E quindi io sento che questo percorso mi ha salvato la vita. Mi emoziono perché non pensavo di potercela fare, cioè non pensavo di riuscire a ricominciare a vivere. E grazie a Patrizia, questo è successo e quindi auguro a tutti voi di trovare la vostra strada. Sono molto più felice, so cosa sono venuta qui a fare e mi piace molto. Ho dovuto fare tante belle cose che Patrizia mi ha assegnato nel percorso, però ora posso dire che sono libera di essere me stessa e questa è una libertà pazzesca. Le mie relazioni sono cambiate molto e nel momento in cui ho fatto questo percorso ho trovato l'amore per me stessa. Io ho cominciato a piacermi, a vedermi come una bella persona, come una persona che poteva avere qualcosa da donare agli altri. Quando ho fatto questo passaggio, ho incontrato una persona che amo e che mi ama ovviamente, mi ama tanto, anche di più di quanto potessi immaginare, e sono molto contenta. E ovviamente la vita te la porta nel momento in cui sei pronta. Io ho tante libertà in più, sono più libera di esprimermi per quello che sono più libera appunto di fare, di dire, di vestirmi come meglio credo in quel momento. Avevo tantissimi brufoli, li ho avuti per una vita, e nel momento in cui ho cominciato a me stessa sono completamente scomparsi, non li ho più avuti. Ho cominciato ad essere in contatto con le mie guide. Mi ricordo ancora il momento in cui è successo. La prima volta che sono entrata in contatto con loro, sono
in un secondo scoppiata a piangere ed è stata una sensazione che non avevo mai provato nella vita, perché era proprio come ritornare a casa o ricongiungersi con qualcosa di davvero forte. E da lì ho proprio avuto la sensazione di non sentirmi più sola. Avere sempre una risposta quando succede qualcosa che apparentemente sembra una cosa negativa, sembra una cosa che viene per farti soffrire o farti male, riesco sempre oggi a trovare un motivo del perché quella cosa è successa a me o a qualcun altro. È una libertà e una leggerezza non da poco. Mi piacerebbe davvero tanto che tutti potessero arrivare a questo, perché cambia davvero tanto. Ogni volta che mi lascio andare, ogni volta che mi fido e mi affido, ho sempre dei risultati positivi e delle cose positive che mi succedono, ma nel materiale. Si parla di relazioni, si parla di abbondanza, si parla di soddisfazioni, di cose nuove, di persone nuove. È facilissimo. E si tratta semplicemente di fare quei primi passi, perché poi sono le prime volte quelle che sono un po' traumatiche. Dopodiché diventa veramente un gioco. È come essere su uno scivolo. Mi sento piena, mi sento ricca di cose che posso donare agli altri. Significa dare un senso a quello che io sentivo da bambina. Da bambina sentivo una grande forza. Sentivo una grande forza, dicevo che volevo passare alla storia. E io con il percorso mi sento di poter avere i mezzi per soddisfare il sogno di questa bambina. Penso di poter dire che la mia vita sarà divertente. Ho deciso di portare avanti quello che forse io già sapevo, ho sempre saputo in fondo al cuoricino, ma che avevo sempre accantonato, cioè fare l'artista. E ho ricominciato a fare i lavori che piacciono a me. Lavoro con serenità, con gioia, col piacere di farlo. Cioè, mi sveglio la mattina e sono felice. Io continuo a sorridere perché veramente mi sento bene, sono felice. Ogni giorno io sto scegliendo di essere felice, di seguire i miei progetti, di seguire quello che il mio cuore mi sta dicendo in quel momento. Seguo quello che mi fa star bene. Questo progetto è legato a tutte le persone che hanno voglia ancora di sognare. Perché non realizzare una scultura così grande, così immensa, dove tutte le persone possono accedere? Andrebbe realizzato in tutto il mondo. E in realtà, se crediamo di poter cambiare le cose, crediamo che possiamo migliorare la nostra vita, è possibile, è veramente possibile. E se ci credi, se veramente ti ascolti, i sogni si avverano, i risultati si ottengono, la vita cambia. Non smettete di sognare e credere in quello che siete. Non chiudete il vostro essere in una scatolina dei mille lucchetti. Continuate a sognare, riaccendete il desiderio di qualcosa che volevate realizzare e non avete realizzato. E si può fare, a me è già avvenuto. È fantastico, no, questo? Io lo chiamo la scintilla. Vivere. Quando tu accendi la scintilla, stai vivendo. Riprendetevi quella scintilla, riaccendete quella scintilla. Ce l'avete dentro, ce l'abbiamo dentro, la dobbiamo solo riaccendere.